Che cosa c'è oltre il muro? Da questa domanda parte il progetto Wall Dialogue Resistance. Muro, appunto, come distanza emotiva e spaziale nelle relazioni umane. Dialogue, come le voci che mettiamo in campo per rispondere a questa domanda. Cosa c'è al di là del muro? E resistance, come simbolo di limite per guardare oltre. 1, 2, 3, stella! 1, 2, dietro. Wall Dialogue Resistance è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che vuole diffondere un format metodologico e creativo per rendere la cultura più inclusiva. Lo fa stimolando il dialogo, la partecipazione e l'interazione dei cittadini europei attraverso un approccio partecipativo e human cell specific applicato a un processo creativo per superare le separazioni psico e fisiche di diversa natura che caratterizzeranno le 5 residenze che si svilupperanno lungo questi 4 paesi del Mediterraneo: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Le tematiche affrontate saranno quindi le connessioni, la mobilità ecosostenibili, i trasporti pubblici e la valorizzazione del treno, oppure la donna e le relazioni linguistiche, o ancora in Spagna l'acqua come risorsa pubblica e anche la protezione dell'ambiente, o ancora la trasformazione, la riconversione e la rigenerazione di aree pubbliche e private e quindi anche la coabitazione di comunità differenti sui territori. Lo farà in ogni residenza, quindi tramite l'affrontare queste tematiche, questi muri, per descrivere paesaggi e comunità attraverso una narrativa interdisciplinare e contemporanea delle arti, restituendo così un modo diverso di vivere lo spazio pubblico. Questo progetto affronterà un grande e unico viaggio che vedrà coinvolto un team artistico per 6 settimane lungo il Mediterraneo. Partiremo dall'Italia con Robilante per poi spostarci in treno sempre a Marseille, sempre in treno a Saragosa e Novierca, a Porto, e poi voleremo su Cagliari per concludere questo grande cerchio e questo tour dove ha sede il capofila del progetto Teatro di Sardegna. 1, 2, 3, stella! 1, 2, dietro. Know-how, officina culturale e partner territoriale del progetto Wall Dialogue Resistance. In tal senso ci occupiamo di creare connessioni tra gli artisti in residenza e in viaggio in tutta l'Europa e le realtà locali, associazioni che si occupano di tutela dell'ambiente, difesa della linea Cuneo-Nizza e promozione del territorio. Il muro che abbiamo scelto di indagare in questa specifica residenza è quello del cambiamento climatico, al di là del quale vogliamo andare utilizzando la mobilità sostenibile e promuovendo la linea ferroviaria Cuneo-Nizza-Ventimiglia. In particolare in questa settimana abbiamo incontrato realtà locali che ci hanno raccontato la storia del territorio e le iniziative portate avanti in tal senso. Quindi il Ferro Club, il Comitato Spontaneo di Difesa della Linea Cuneo-Nizza, l'associazione Il Limo d'Oro che si occupa di tutela ambientale e i registi del film documentario L'Isolato che è nato proprio attorno alla stazione di Cuneo e ancora il project manager del progetto Alcotra Vermenagna Roia 2 che si occupa di incentivare azioni di mobilità sostenibile nella valle. Cantiere all'interno di tutto questo progettone, tutto questo viaggione che è Wall Dialogue Resistance e fa la direzione artistica. Siamo io, che sono musicista, che sono Stefano Risso, e Sara Marasso, che è una coreografa danzatrice. Il progetto in sé nasce molto prima della vittoria del Creative Europe, nasce 3 anni prima, nel 2019, e nasce come performance pre-pandemia, quindi l'idea di indagare sul muro arriva ancora, perché uno può immaginare dire il muro perché c'è stata la pandemia, siamo stati chiusi nelle case. Decidiamo di indagare sul muro, su cosa significa il muro in generale, dal punto di vista sociale, umano, fisico proprio. Dopodiché arriva la pandemia e l'indagine va ancora più nel dettaglio, cambia prospettiva perché siamo stati chiusi nelle case e chiediamo quindi che le persone partecipino fisicamente, giochino con noi sul muro, ma gli chiediamo di darci dei vocali, darci
delle sensazioni che avevano in questi anno e mezzo di pandemia avevano elaborato. E questo un terzo step, abbiamo vinto questo grande supporto di Creative Europe, riusciamo a fare questo lungo viaggio che dura un mese e mezzo e indaghiamo ulteriormente sotto un'altra sfaccettatura con le persone che incontreremo, questa è la prima tappa che incontreremo durante tutti i viaggi, per elaborare una nuova post pandemia. L'arte in questo progetto è proprio stata pensata come uno strumento che aiuta l'incontro. Il progetto appunto è un progetto partecipativo e quindi prevede che ci siano dei momenti come quello che stiamo sentendo in sottofondo di gioco in piazza, e dei momenti di workshop aperti, per cui il processo creativo è in qualche modo appunto aperto a chi è interessato alla tematica e al percorso, così come la performance stessa, dove diciamo ritroviamo qualcosa che negli ultimi anni non abbiamo più avuto occasione di poter fare in modo semplice, cioè ritrovarsi dentro appunto un'esperienza di partecipazione comune, anche come semplici spettatori. E infine, e non per ultimo, devo dire, l'arte in questo senso, guardando un muro, cioè guardando un limite, sia di visione, sia di movimento, qualcosa che ti impedisce di andare avanti, ti impedisce di pensare oltre, l'arte può essere un'occasione per iniziare ad immaginare, dare spazio a questa facoltà umana che però nella nostra vita, in quello che è la fretta quotidiana, non trova molto spazio, e che invece pensiamo sia un elemento importante e necessario, particolarmente in questo momento storico. Sono Nicolás Lange, sono un scrittore cileno. I muri. Allora il mio lavoro è parlare sopra il muro. E quale il muro? Quando penso a muro, lo primo che penso è al razzismo, alla xenofobia, alla omofobia. E come parliamo di questo in questi tempi? Tutto il mondo parla di quelle parole. Oh, sono parole cattive, ma alla fine sono parole che esistono nel mondo. Tutte teniamo in una parte di noi stessi. Per me questo lavoro è importante perché prima mi piacerebbe fare con questo lavoro che le persone riconoscano dentro se stessi questi muri. Dicano, ah, esistono dentro a me, anche come esistono nel mondo, esistono dentro a me. E cosa faccio con questa informazione? Cosa posso fare? Sono un artista che lavora con il suono e durante la residenza ho tenuto dei workshop sul field recording, cioè sulla registrazione sul campo, dove i partecipanti con la mia guida hanno registrato dei suoni sul tema della residenza, cioè la mobilità sostenibile, il treno. Abbiamo raccolto del materiale e stiamo componendo ora le musiche per la performance. Oltre alle musiche ci saranno anche una soundwalk che conterrà sempre materiale dai seminari tenuti e un'installazione video. 1, 2, 3, stella!